Scusateci, ma c'è già Tudor che ci aspetta. Ali Brandi. Salve mister. Lato emotivo, che effetto le ha fatto tornare a festeggiare un derby sotto la curva sud e essendo il primo da tecnico, se ha una dedica particolare per questa vittoria? Fatto effetto, non l'ho festeggiato sotto la sud, io sono andato dentro, poi mi hanno preso di peso gli altri giocatori e io, siccome questa gioia che provo adesso la devo a loro. E un po' devo anche qualcosa anche ai tifosi, mi sono fatto trascinare, cercando di essere un po' fintamente sobrio. E, la dedica non lo so, io tutto quello che faccio da allenatore, sai, non lo so, c'è tanta gente a cui dedico un pensiero, che meriterebbe un pensiero, sai, me da piccolo mi ha cresciuto un uomo che mi ha insegnato tanti valori, mi ha insegnato la passione per la Roma. Mi ha trasmesso la passione per il calcio e adesso mi ha trasmesso, dopo tanti anni, la passione per questo lavoro assurdo ma bellissimo che è quello dell'allenatore. Quindi, se penso alla persona con la quale voglio condividere questa gioia, penso a papà. È il mio tragitto di vita, il mio percorso è un po' la ricerca di seguire quello che piaceva a lui e penso sia così un po' per tutti i figli. Quindi, immagino, non posso neanche immaginare neanche io quanto può essere contento stasera. Quindi, penso a lui. E poi insomma questa settimana è stata un po' tosta perché abbiamo avuto un grande amico, Fabrizio Iago Rossi, che ha avuto un brutto incidente, lo conoscono anche in parecchi qui tra voi, e si sta riprendendo, gli voglio bene, e abbiamo passato tantissimo tempo insieme e niente, so che ogni giorno va un po' meglio, quindi oggi c'era Idan, suo figlio, qui magari abbiamo regalato una gioia doppia a entrambi, quindi un pensiero anche a lui e a sua moglie Noemi. Grazie. Ciao, arrivederci.